Uno dei culti più diffusi e radicati in Abruzzo è quello di San Rocco, il santo pellegrino e taumaturgo, che viene celebrato il 16 agosto anche in molte regioni d'Italia. La devozione risale all'epoca delle carestie e delle epidemie di peste, al termine dell'epoca medievale. Anche nella chiesetta dedicata a San Rocco a Lanciano il rito si rinnova a cura dell'arciconfraternita fondata nel 1576, Alberto Ciarelli. Soprattutto in questo quartiere la peste nel 1600 era molto diffusa. Ricordiamo che questo è un quartiere ebraico, quindi un quartiere soprattutto dedito al commercio. Qui c'era una porta, come Porta San Biagio, qui c'era una porta d'ingresso alla città e la cappella dove c'è la statua di San Rocco del 1570, è quella originale. Ma questa devozione di portare arti di prodotti in cera, perché? E chi soffre di problemi di articolari, problemi porta a San Rocco quella parte del corpo umano che può essere un ginocchio o addirittura la testa per proteggerlo dalla malattia. Gli ex voto sono anche il ringraziamento al santo per la grazia ricevuta di una guarigione oppure di uno scampato pericolo. Piedi, gambe, arti, cuore riprodotti in cera. Ancora oggi anziani e giovani rinnovano la devozione al santo pellegrino e taumaturgo che proveniva dalla Francia. Il cagnolino raffigurato sempre ai suoi piedi, secondo la leggenda, l'animale gli fu accanto durante la peste che colpì lo stesso santo.